Al termine di una partita difficile, il Campobasso serve un poker ad un Castelnuovo Vomano che non riesce a contrastare al meglio i rossoblu. Gara caratterizzata da un malore ad un assistente che comporta una pausa di quasi 10 minuti ed il residuo partita giocato senza guardaline. Ha diretto il signor Gauzzolino di Torino del Campobasso a detenere un certo predominio che si traduce in due occasioni iniziali. La prima al quinto, ma la punizione di Ladu batte fuori non più di 2 metri, mentre all'ottavo il cross dipinto da Esposito è praticamente perfetto, ma nessuno ne sa approfittare, compreso Menna ad altezza secondo palo. Il Castelnuovo prova ad opporsi all'11° quando Fagioli è in posizione regolare a destra e può andare verso la porta. Al momento della sterzata c'è un presunto tocco di Sbardella ai suoi danni, qualche protesta ma nessuna irregolarità. Ancora ospiti propositivi al 14° con un destro alto sopra la traversa da parte di Emili. I rossoblu passano al 22° quando Vitali inizia una progressione che sfocia nel passaggio ad Esposito. In piena area effettua un diagonale parato da Natale con il pallone che a seguire carambola sui piedi di Foglia e finisce in rete. 1-0 per i rossoblu ed è un autogol, ma il gioco non riprende subito, anzi il direttore di gara si intrattiene a telefono a causa di un malore occorso al signor Bertozzi di Cesena. Questi è impossibilitato a proseguire la gara, così l'arbitro si ingegna per reperire un tesserato AIA in grado di coadiuvare. Dopo minuti di ricerche si decide di proseguire con 2 assistenti prestati dalle rispettive società. A causa dell'inconveniente si perdono circa 10 minuti. Alla ripresa delle ostilità, intorno al 32°, la fase sorride molto al Campobasso, che tuttavia si mostra ancora abbastanza sprecone. Il tiro di Esposito termina di pochissimo al lato. Dopo una deviazione siamo intorno al 32° e 30 secondi. Dall'angolo che ne nasce il colpo di testa di Menna finisce davvero di un soffio fuori. Al 33° è lo stesso Cogliati ad approfittare di un buco di Terrenzio, ma a trovare una parata anche fortunosa di Natale con Foglia che spazza via la sfera, mentre al 37° il gran lavoro di Esposito è vanificato da Candellori che calcia al lato in un'area da posizione davvero ottimale. Calcio di rigore in movimento. Nel frattempo il tecnico ospite Di Fabio aveva dovuto rinunciare per infortunio a Fagioli, rilevato da Fidanza. Al 44°, sempre Esposito in area, fa quello che vuole fino al tiro conclusivo un po' troppo telefonato e parato così da Natale, ex di turno. Nel giro di qualche minuto, intorno al 53°, 2 offside abbastanza dubbi segnalati alle 2 squadre. Prima al Campobasso, dopo il lancio di Ladu per Vanzani, il laterale scatta ma viene fermato. La posizione appare però regolare, altrettanto rivedibile quanto accade poco dopo. Corridoio di D'Egidio nel Castelnuovo per Fidanza che batte Raccichini. Il gol viene annullato per fuorigioco direttamente dal direttore di gara, mentre un minuto più tardi, grossa occasione ospite sui piedi di Emili che calcia al lato da posizione molto invitante. L'ultima possibilità di un primo tempo che il Campobasso avrebbe potuto condurre in maniera molto più consistente. Nella ripresa con le immagini di Francesco Di Rienzo siamo al 14° quando la punizione di Loviso è troppo distante per poter impensierire Raccichini. Ancora il rossoblu un minuto dopo con il cross di Vanzan deviato al lato da Vitali senza altri tocchi avversari, mentre al quarto d'ora esatto palla gol sul destro di Fabriani su cui è buona l'opposizione di Natale. Al 17° ospiti insidiosi con D'Egidio che apparecchia il tiro, lo effettua ma è la schiena di Bontà a salvare la porta di casa. Il bis dei locali al 20° quando in area abruzzese Cogliati trova ancora una parata da parte di Natale. L'azione prosegue con l'appoggio di Cogliati ad Esposito che è bravo a proteggersi dagli attacchi di Loviso e a battere Natale con un pallonetto imprendibile. Rossoblu sul doppio vantaggio, anzi sul triplo dal 25° quando Esposito apre il compasso per Bontà che dal fondo chiama Natale alla parata ma non alla trattenuta. Cogliati è lì e deposita in rete il pallone del tris. La partita è praticamente finita qui. Cudini qualche minuto dopo avvicenda lo stesso Esposito per far entrare Di Domenico Antonio e al 31° slalom in piena area di rigore da parte di Vitali, fermato al momento del tiro da Foglia. Per l'arbitro è calcio di rigore dal dischetto tiro di Di Domenico Antonio intuito da Natale ma che vale il 4-0 per i rossoblu. Cudini fa entrare Martino al posto di Fabriani al 36° da Di Domenico Antonio a Cogliati che viene chiuso in calcio d'angolo. Nei locali triplo cambio dal 37°.
dentro Capuozzo, Mancini e Zammarchi al posto di Van Zan, Vitali e Candellori. Esauriti i 5 campi da parte di Cudini, finisce con la festa dei ragazzi di Cudini proiettati già a domenica contro la Vastese, visto il rinvio del derby di mercoledì contro il Vasto Girardi.